Gli spettatori di Temptation Island 2024 si sono abituati a vedere Filippo Bisciglia in veste non solo di conduttore del programma incentrata sulla tentazione ma anche di tramite nel delicato momento dei falò di confronto che vivono le coppie ma sempre con neutralità. Stavolta non ha retto e si è esposto. Normalmente non sarebbe mai successa una cosa del genere, però quando è troppo e Filippo Bisciglia ieri, nel corso della puntata di debutto di Temptation Island 2024, ha ritenuto fosse necessario intervenire e far ragionare una fidanzata sostenendola per aprendole gli occhi. Il pubblico era sorpreso. Come gestisco le mie emozioni a Temptation Island? Sono sempre super partes, perché devo esserlo. Il mio ruolo è moderare, ma devo dire che in alcune situazioni avrei voluto tanto esprimermi. Però lascio sempre parlare loro. In tanti contesti però mi sono morso la lingua, aveva raccontato Filippo Bisciglia al settimanale Chi. Peccato, per fortuna direbbero in tanti, che, invece, proprio ieri sera non ci sia riuscito. Dopo aver visto Jenny in crisi, il conduttore non ha retto, stai con Tony da 5 anni e siete andati a convivere da subito, hai 26 anni, lui 41. Sei tu che scrivi a noi perché non ti fidi e credi abbia una doppia vita. In questi mesi ti sono arrivati degli screen. Lui si è giustificato dicendo che lo avevano hackerato e allo stesso tempo non vivi ciò che meriteresti. Non esci, non vai a ballare, non ti vesti come vorresti, si è sentito di dirle mentre le altre fidanzate lo ascoltavano prese quanto il pubblico a casa. Avete sentito Filippo? Bravo! Da lui non me l'aspettava, sta sempre al posto suo invece, scrivono dei fan su X. Dice di non essere geloso, ma protettivo. Lui che fa il DJ ti dice che quel mondo lo conosce molto bene e che è pericoloso. Condizionamenti che ti hanno portata a sentirti insicura e vivere in una campana di vetro, soprattutto a sentirti sbagliata. So che fa male sentirselo dire. Tu credi alle sue versioni? Sei una ragazza intelligente, quindi meriti il meglio e devi ricordarlo. Detto ciò, ho un video per te, ha aggiunto per poi lasciare la 26enne al suo destino, in quanto è adulta e vaccinata, però con più consapevolezza.